Spada, Giambò, Vasileskis, Terfilli e Maual. Per quanto riguarda invece la Basket Academy Catanzaro, capolista della C Unica Calabria-Sicilia. Dall'inizio Mladen Dimitrovic, Casareale, Sabatino, Battaglia e Federico Perez da Rold. Coach ovviamente Salvatore Procopio. L'assist di Dimitrovic per l'errore di Casareale, sempre 0-0. Anche la prima azione degli svincolati si è persa nel nulla, non la seconda. Sabatino per Dimitrovic da 3. Dimitrovic è provato la correzione, Federico Perez da Rold, ma niente da fare. Sbaglia tanto, poi mette tutti d'accordo con Maloal, che è veramente scatenato a rimbalzo. Spada intanto va a segno, battaglia per Sipovac, poi Sabatino, c'era lo spazio per Dimitrovic, che infatti viene servito e la mette dentro. Maloal per Joseph, l'assist di Joseph per Maloal sotto il canestro. Maloal, gran bel canestro questo di Sabino Maloal, 10-6. Dimitrovic, Catanzaro di messa in sesta della caviglia di Federico Perez da Rold. Il Catanzaro si apre. Canestrari per Sipovac, prova a penetrare Sipovac, canestro, primo quarto. Joseph, arresto e tiro di Joseph, gran canestro, ma Corapi, anzi scusate, Giambò, lo scarico per il canestro da sotto di Niang Bekai, che va in penetrazione Sipovac di tabella. Differenza invece degli svincolati, partero su due però Luca Madella. Occhio agli svincolati che corrono, una squadra che corre tanto. Ricordiamo praticamente la formazione under 19 degli svincolati che giocano in serie B interregionale. Intanto canestro per Majorana. Sipovac, va Sipovac, elegantissimo qui Goyin Sipovac. Majorana, Sipovac per Canestrari. Canestrari, che numero per Madella da 3, spara Luca Madella, che tripla. Uso Nunzio sbaglia, poi si lotta al rimbalzo, bravissimo Casareale qui. Dimitrovic scarica per Sipovac, ci prova Goyin. Fanno sportellate intanto i giocatori di Catanzaro. Casareale si sblocca su assist di Sabatino per Dimitrovic. Madella prova a riscattarsi dall'azione precedente, Madella, poi Sipovac! Oh! Grazie ad uno spettacolare Goyin Sipovac. Attaccano i siciliani che hanno rimesso in campo Maloal. Pronto ad entrare Madella. Ed è la tripla vincente di Giambò. Non lo ha ancora adesso raggiunto, quindi vuole evitare di prendere canestro la formazione giallorossa.
Intanto invece non riesce in questa missione il canestro di Sabino Malual, 8 punti per lui oggi. Difficoltà contro degli svincolati davvero in gran forma e lo si è visto anche da questa splendida trip. Sipovac sbaglia, Sipovac, e arriva il canestro per Sabatino, 8 secondi per Catanzaro, il blocco di Casareale, va Sabatino, alza la parabola, Nunzio Sabatino, e realizza Sabatino, Madella, va Madella, di tabella, Luca Madella, Sabatino, ma cosa ha fatto Nunzio Sabatino? Che deve mantenere alta la concentrazione e deve moltiplicare gli sforzi visto che manca il suo giocatore più rappresentativo. Sipovac intanto dalla sua mattonella, gol di Sipovac, non sbaglio, punto comunque come vi dicevo utile per portare Catanzaro sul più 10 a 5 minuti e 30 dal termine del terzo periodo, più 10 che diventa il solo suo vantaggio Catanzaro che ora è a più 12. Il tentativo, gran tripla qui da parte di Giotto, tanto Madella da sotto, a segno Luca Madella, Sipovac, raddoppiato Sipovac, serve Sabatino da tre, Sabatino non tira mai, d'altra parte il canestro Dimitrovic, Sabatino, il gioco a due con Casareale, 66 a 48, e qui altrettanto Dimitrovic, va Dimitrovic, non lo prende, 74 a 50, intanto gran tripla qui da parte di Giambò, i punti nelle mani Dimitrovic, va Dimitrovic, ma anche Catanzaro non scherza, da Dimitrovic, non bisogna però dare, occhio a Milazzo con Alessio, il neo entrato, scarica per Madella, va fino in fondo Madella, trova il canestro, gli aveva chiamato il pallone Giona, qui si addormenta Catanzaro e subisce Madella per Sipovac, ci prova Sipovac per Catanzaro che non deve però mollare. Dimitrovic scarica, poi Sipovac e Vitti, mamma mia, dall'altra parte che Joseph, comunque tutta da vivere questa partita.